Siamo nel cuore del mercato mondiale del tartufo Bianco d'Alba, presso la postazione dei giudici del tartufo. Cosa succede qui? Perfetto, innanzitutto buonasera, benvenuti al mercato mondiale del tartufo Bianco d'Alba. Noi siamo la commissione di giudici e siamo stati addestrati a selezionare la qualità del tartufo Bianco d'Alba. La qualità del nostro tartufo si differenzia da altre produzioni regionali in quanto ha una spiccata, diciamo un aroma particolare, un bilanciamento tra il profumo di miele, mitigato un pochettino dal profumo di aglio, tutto quanto avvolto nella freschezza del fungo fresco. Questo è il sinonimo di tartufo Bianco d'Alba. Come sono i tartufi di quest'annata? Quest'annata la qualità è ottima in questi giorni, la quantità purtroppo diciamo che rispetto agli altri anni è più bassa, in quanto le scarse piogge estive e primaverile non ci hanno facilità, in quanto il tartufo è formato dal 98% di acqua, di conseguenza è un componente principale del corpo fruttifero. Ecco, quali proprietà dobbiamo considerare quando analizziamo un tartufo, sia a livello olfattivo, sia a livello tattile? È semplicissimo, noi ci basiamo sull'analisi sensoriale, che consiste nell'utilizzare i sensi tattile, visivo e olfattivo. Al senso tattile il tartufo deve essere consistente, non deve essere della consistenza della gomma o del caucciù, deve avere una buona consistenza. Consistenza vuol dire un'alta densità e quindi freschezza. Il colore deve essere questo giallo verdolino, paglierino. Anche questo è sinonimo di freschezza. A livello olfattivo i profumi non devono essere aggressivi, devono essere dei profumi gentili che ti danno delle soddisfazioni personali. Profumi, come dicevo prima, miele, fungo fresco e una punta piccolina di aglio. Ecco, da questa posizione un po' privilegiata, com'è l'afflusso quest'anno alla Fiera del Tartufo? L'afflusso di quest'anno, nonostante sia contingentato e super controllato in base alla normativa Covid, è fatto di gente scelta, in quanto il consumatore viene mirato per comprare il tartufo Bianco d'Alba, anche se ha dei prezzi abbastanza proibitivi. Si parte dai 350 euro ai 600, per pezzature eccezionali.